lo spirito contenuto in quell'articolo che citavo prima, dove noi dobbiamo, per lo sviluppo energetico nazionale, fornire una reale collaborazione. Questo abbiamo fatto. Sappiamo anche che la maturità delle società moderne e la complessità delle stesse porta a far sì che il territorio, anche in seguito alla pubblicizzazione di quella che è stata l'iniziativa per legge, la pubblicità per legge del turista, comunque i cittadini avevano la possibilità di informarsi, le associazioni ambientaliste avevano la possibilità di informarsi, i comitati avevano la possibilità di crescere e di aumentare le loro coscienze. La stessa Legambiente dice che non riesce un po' a seguire tutte quelle che sono, no, le attività, le iniziative sul territorio della regione. Però io credo alla fine il percorso, ripeto, il percorso che finora, no, è stato attivato, è un percorso tutto sommato che rimanda a esperti, perché qui parliamo di studi e indagini che sono di livello complesso, di livello scientifico complesso, e quindi i funzionari della regione preposti, il ministero, con i suoi funzionari che comunque hanno la capacità di valutare queste complessità, e arriveranno a questa determinazione in merito all'impatto ambientale. E noi come comuni abbiamo fatto semplicemente null'altro che sintetizzare e raccogliere le perplessità, i dubbi che quotidianamente sentiamo da purtroppo a questa parte: stabilità dei versanti, l'intorbidimento delle acque. E per quanto riguarda le Regenis, io vorrei citare una frase che è contenuta nella nostra delibera, ma anche nella delibera adottata poi dalla giunta regionale, in cui si dice, così un po' anche per correggere un po' quello che diceva Marco Lembre circa l'impatto paesaggistico, no, dell'intervento, che tutto sommato non si vede. Certo, non si vede l'opera, la galleria, i finiti cantieri, non si vedono più, non si vede il cemento. Però una cosa si vede in modo molto netto, soprattutto noi a Verzeni, ed è il livello, la variazione del livello di 9 metri del lago di Verzeni. E questo è un impatto prettamente paesaggistico, non ecosistemico, prettamente paesaggistico, però che è notevole. Tant'è che noi, nella nostra, come dicevo prima, nella nostra delibera diciamo che siamo preoccupati di questa oscillazione di livello molto frequente, proprio per l'impatto paesaggistico che questo determina. Quindi i dubbi nostri sono i dubbi di chi vive a questo territorio, sono i dubbi della gente comune che si pone di fronte a questo problema. Stasera, ieri sera, ad adesso prima, grazie all'attività dei comitati, abbiamo cominciato a